chiamo qui accanto a Bruno Vespa, Guido Olimpio, di cui vi leggo una breve nota biografica. Dal 2007 vive negli Stati Uniti, scrive per il Corriere della Sera sulle tematiche legate dal terrorismo all'intelligence, alla sicurezza, con particolare attenzione al Medio Oriente. Si è occupato delle prime realtà qahediste e in particolare di Osama Bin Laden, quando ancora pochi sapevano chi fosse in realtà. Dal 99 al 2003 è stato corrispondente da Israele, dove si è occupato degli attentatori suicidi, dei network che li sostengono, la loro preparazione ideologica, l'ambiente sociale dove crescono. Autore di diversi libri come Operazione Hotel California sull'attività della CIA e alqaeda.com, che tratta l'uso del web da parte dei terroristi. La motivazione del premio: Guido Olimpio è uno dei più autorevoli esperti mondiali di terrorismo e le sue analisi su Corriere della Sera, ricche di informazioni di prima mano, costituiscono da anni un appuntamento fisso per tutti coloro che vogliono vedere svelata la realtà in ombra del fenomeno più inquietante del nostro tempo. Olimpio, che da anni vive, come dicevamo, negli Stati Uniti, dopo essere stato corrispondente da Israele, sempre per il quotidiano di Via Solferino, è un grande artigiano della notizia e dell'interpretazione della notizia. Non si contano i suoi scoop sulle organizzazioni terroristiche del fondamentalismo islamico, con i loro nessi sotterranei e imprevedibili, oppure sulla rete internazionale del narcotraffico, i cui metodi non hanno nulla da invidiare a quelli del terrorismo politico o parareligioso. Oggi l'attenzione di Olimpio è tutta volta a scavare nel mistero dello Stato islamico, la minaccia più grave per l'Occidente, ma anche per alcuni governi arabi della regione medio orientale. A questo punto non mi resta che invitare il sindaco di Ravenna sul palco, Fabrizio Matteucci, per la consegna del premio a Guido Olimpio. Grazie. Grazie. Premio a Guido Olimpio, premio Guidarello Nazionale, sezione Società. Allora, devo dire che tra le decine, le molte decine di articoli che chi fa il mio mestiere deve leggere ogni giorno, personalmente, quando vedo la firma di Guido Olimpio, guardo subito di che si tratta, non solo per affezione, per stima personale, ma perché ha sempre le informazioni di prima mano su questo inquietante fenomeno del terrorismo internazionale che ha avuto una escalation impressionante, imprevedibile e temo anche in parte incontrollabile, non so quanto. Allora, intanto cominciamo dall'ABC. Mi pare di aver capito che questi si dice, è più corretto dire IS o ISIS? Loro dicono che bisogna dire IS, il IS. Stato islamico, però non è sbagliato usare altri termini, però l'ultima definizione, siccome hanno cambiato molte volte nome, sì, Islamic State, insomma, il marchio, il brand, il marchio, è questo. Esatto. Allora, se non ho capito male, questi non hanno la fantastica organizzazione militare che ha portato Al-Qaeda a fare i Torri Gemelle. Esatto. Quella non si possono fare più, insomma. Perché... Ma forse non ci pensano neanche, insomma, non ne hanno bisogno. Ma invece sono una forza d'occupazione quasi di tipo tradizionale, insomma, cioè guardano i territori. Esatto, intanto già il termine del califfato, hanno creato il califfato e quindi intendono mettere dei confini. Tracciano i confini, poi con la propaganda portano il califfato sino a Roma, ma però queste sono delle sparate. Il punto è che sono molto collegati al territorio. Il piano del califfo, di questo al-Baghdadi, che è il leader, lo ha detto, lui esattamente sta seguendo un percorso, lo ha scritto per anni, pochi gli hanno dato retta, ma lui lo sta attuando, ed è quello di creare, intanto di abbattere i confini scritti, disegnati dal colonialismo, dal postcolonialismo, e quindi creare questo califfato. E la mossa adesso è controllare un territorio, difenderlo e poi crescere ed espandersi. E la novità dove sta? È un gruppo che usa anche il terrorismo, ma è anche una sorta di formazione paramilitare, ha una struttura quasi di un esercito che usa
tecniche terroristiche. E vi faccio un esempio, così capite subito. Usano le autobombe e gli attentatori suicidi non per farsi saltare in mezzo alla folla, che pure fanno qualche volta a Baghdad, ad esempio, ma usano gli attentatori suicidi come fosse l'artiglieria. Ossia, c'è una postazione avversaria, loro mandano 6, 7, 8, 15 attentatori suicidi con camion blindati e sfondano le linee. È un uso, quindi, da una parte dell'individuo, il singolo, che è ben fiero di fare questo, e al tempo stesso è una tattica militare formidabile. Ma questo è il genere Nassiria, fondamentalmente. Già la Nassiria, ma lo Stato Islamico lo ha reso un sistema. Tenete conto che non vengono riportate tutte queste notizie, ma in un mese riescono anche a fare 40, 50 attentati suicidi, quando sono alti. E se, ad esempio, la città di Kobane, avete sentito parlare di questa cittadina curda assediata, bene, loro invece, non avendo l'artiglieria pesante, non avendo gli aerei, usano gli attentatori suicidi dentro dei camion che sono pazzeschi. Tenete conto che non sono 3-4 kg di esplosivo, sono camion che portano 30 tonnellate di esplosivo, sono esplosioni terribili e sono difficili da fermare. Senti, tu dicevi che voglio arrivare fino a Roma, vabbè, questo è un gioco, però da antico lettore dei libri dell'ormai centenario Bernard Lewis, che è certo, più autorevole, certo, analista di questi problemi, e io ci ritrovo molto delle cose che l'ONU, cioè la riconquista. Certo, e infatti, questi vogliono riconquistare. Certo, diciamo così, se il califfo magari in cuor suo, al Baghdadi dicono anche che abbia una visione un po' apocalittica del mondo. Sembra strano, ma è così, vede lo scontro, il maxi scontro, d'accordo? Perché però usano il termine riconquista a Roma? Perché questo ci deve preoccupare, è un modo di ispirare persone che vivono in Occidente, che magari non fanno parte a tutti gli effetti di questa organizzazione, ma con questo richiamo a Roma, all'Occidente, i crociati, dicono, io entro in azione. Entro in azione come? Avete visto anche in Canada, non c'è bisogno di avere molta logistica. Certo. Quello terrorista ha attaccato il Parlamento con una doppietta, o l'altro ha usato la sua auto per investire dei soldati. Questo vi fa capire, dalla parte è un terrorismo di bassa tecnologia, ma dall'altra parte è difficile da fermare perché può essere chiunque. Beh, oddio, in Canada la protezione del Parlamento era francamente, certamente, anche uno con una cerbottana, era canadese, poteva arrivare, insomma, era canadese, ecco, senza offendere, ecco, i canadesi. Però io, toccando tutti i ferri possibili e immaginabili, do abbastanza per scontato che prima o poi cose, certo, di questo genere possono, certo, arrivare anche da noi. No, assolutamente, sarebbe sciocco escluderlo. Io sono preoccupato perché temo molto di queste azioni, chiamiamole ispirate. Vedete la differenza anche nel messaggio tra il califfo e Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era noiosissimo, era un uomo che parlava ore e ore e ore. Il califfo è molto rapido, lui parla poco, fa postare questi video che sono brevissimi, molto truculenti, perché è rapidi, 3 minuti, 4 minuti, perché devono raggiungere il maggior numero di persone possibili, usa la violenza per impressionare, per colpire l'immagine. Secondo me hanno rubato le tecniche ai narcos messicani, che fanno cose ben più efferate, vi assicuro, però usano questo sistema di comunicazione che però è formidabile e raggiunge tantissimi, raggiunge anche, posso dirlo e non voglio offendere nessuno, ma anche delle persone disadattate, dei marginali, che possono trovare una giustificazione, una soluzione ai loro problemi personali, sociali o familiari, gettandosi nelle braccia del califfo. Questo è il vero problema. Se mai fosse possibile fare delle previsioni, almeno a livello strategico, tu credi più al rischio agli obiettivi istituzionali o quelli religiosi? No, io religiosi, ma anche in mezzo alla folla, questa è la mia paura. Cioè, questo sistema di usare le macchine e investire le persone è una cosa terrificante, che è stata usata in passato anche in Israele, ma che qui viene portata in Occidente. E poi ricordate, secondo me il terrorismo da sempre, non da oggi, è opportunità. Quindi il terrorista colpisce quando può, come può e dove può. Lo stesso Osama Bin Laden, quando era lì vecchietto con la coperta nel famoso covo di Abbottabad, si era convertito anche lui e scriveva in questi messaggi: basta grandi complotti, non ce la facciamo, usiamo, lui diceva, i piccoli complotti. È la morte detta dei mille tagli, ossia una serie di piccole azioni indiscriminate, non super organizzate, ma che però colpiscono l'immaginazione, colpiscono le nostre società, ed è quello che sta accadendo oggi. Noi abbiamo degli ostaggi da qualche parte. Certo. Come stanno messi, secondo te? Dunque, per fortuna, secondo quello che dicono le ultime informazioni, non sarebbero in mano all'ISIS. Purtroppo la faccenda degli ostaggi
presuppone delle lunghe trattative e poi alla fine si paga un riscatto e si riportano a casa. Il fenomeno degli ostaggi c'è sempre stato. Io ho cominciato a fare giornalista quando c'erano ancora le macchine a scrivere e mi ricordo che mi ero appassionato agli ostaggi del Libano, ce ne siamo dimenticati, ma ci sono stati ostaggi. Faccio un esempio: Terry Henderson, giornalista della Associated Press, è stato più di 7 anni in ostaggio. Oggi noi diciamo, è stato 6 mesi, 4 mesi, bene, allora c'erano altre tecniche, ma quello degli ostaggi è un fenomeno grave, perché è chiaro che è la miglior forma di finanziamento per i terroristi e per chi non è terrorista ma che si fa passare come tale. Ultima cosa, Prego. Sbaglio o si è svegliato finalmente Obama? Obama un po' si è svegliato, ma Obama, posso dire, io lo capisco in qualche modo, perché purtroppo... Per intervenire in quei paesi tu devi avere un obiettivo finale, devi avere una sicurezza di arrivare a un obiettivo. Purtroppo la sicurezza non c'è, è quello che ha frenato Obama, al di là delle sue indecisioni, la sua tentazione a non fare nulla, perché sa che qualsiasi cosa tu fai è rischiosa. Però è chiaro che bisogna reagire. Capito, ma se questi hanno delle vittorie di terra, conquistano città, diventa psicologicamente devastante. Infatti, voi avete... come Caporetto, voglio dire. Infatti avete visto che gli americani sono impegnati tantissimo in questa cittadina che sul piano strategico non ha alcun valore, che è Kobane, ma ha trasformato una trappola. E l'ISIS è caduto in qualche modo in questa trappola, siccome lì resistono, siccome l'ISIS, sottolineo un'altra cosa, scusatemi la digressione, l'ISIS ha approfittato della debolezza altrui, non lo trasformiamo in un mostro imbattibile, è arrivata a questo perché di fronte aveva un esercito iracheno totalmente disorganizzato. Come ha incontrato dei combattenti un po' più tenaci, un po' più forti come i curdi, ha rallentato e loro si sono intestarditi su questa città e gli americani finalmente hanno cominciato a colpire, però diciamo che le operazioni militari sono molto limitate, i raid sono 15 raid ogni 3 giorni, quando c'era la campagna del Kosovo o le campagne di guerra in Iraq erano 150-200 raid giornalieri, quindi insomma l'impegno è un impegno limitato. Perché secondo me Obama ha promesso di essere il presidente che finiva non una ma 2 guerre, quindi via dall'Afghanistan e via dall'Iraq, e purtroppo non è stato così. Come dico sempre, tu te ne vuoi andare dal Medio Oriente, ma il Medio Oriente viene a casa tua e ti bussa, soprattutto se sei il presidente degli Stati Uniti. Grazie Guido Olivio. Prego. E complimenti per quello che fai. Grazie.